Aiuto! Aiuto! Signor Agostini, cosa succede? Non lo so. Non capisco. Andrea, si calmi. Respiri profondamente. Ora mi dica cosa c'è che non va. Mi sono sentito risucchiato da una nube nera. E appena svegliato ho avuto un momento di panico. Per fortuna era solo un incubo. Stia tranquillo. Ora deve solo rilassarsi e riposarsi. Per qualsiasi problema, non esiti a chiamare. Nel pomeriggio passerà il dottore per visitarla. Non va bene, la ringrazio. Ehi papà, papà svegliati. Ginevra. Dai papà svegliati. Ginevra, sei tu? Certo papà, sono io. Sono qui, come ti senti? E ora che ci sei tu molto meglio. Lo sai che ti stavo sognando? Sognavo di portarti a scuola senza che facessi capricci per svegliarti. E poi cosa facevamo? E niente amore, mi hai svegliato tu. Papà, non ti sforzare però, altrimenti ti sentirei male. Ora riposati, io rimango qui accanto a te. Va bene, amore mio, hai ragione. Signora Agostini, buon pomeriggio. Dottore, salve. Allora, come si sente oggi? È un po' meglio. I dolori che avevo si sono alleviati molto. Ha visto che gli antidolorifici hanno funzionato? Ha bisogno di tanta pazienza e tanta forza d'animo. Lo so, ma mi sento molto stanco. Stanco? Sì. Io non riesco a riposare bene. Faccio sempre un incubo. Un incubo con del fumo nero che non mi permette di dormire. Risolveremo anche questo problema.
L'aiuteremo a superare qualsiasi problema. Qualsiasi problema? Dottore, c'è qualcosa che io non so? Signora Agostini, non posso mentirle. La sua possibilità di recuperare l'utilizzo delle gambe è molto difficile. E la vista... E per la vista non c'è niente da fare. Ma mi avevate detto che avevo delle speranze. Mi dispiace. Posso solo prometterle che le aiuteremo a vivere al meglio possibile. Amore, amore mio. Amore, sei qui. Certo, amore, lo senti, ti sto tenendo la mano. Alice, il dottore ha parlato anche con te? Sì. Ho perso tutto. Non sarò più come prima. Non potrò più giocare con Ginevra. Non potrò più vedere il suo volto, il tuo. Andrea, calmati. Shh, calmati. La supereremo insieme.